Cioè, tu mi chiami su per fare un fumetto e sul tavolo c'è una statua. No, è un fumetto. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale di Fitocianel, sono Maga, lui è Dalm. Oggi nuovo unboxing per quanto riguarda i cofanetti della Panini Comics e abbiamo il nuovo Terra X, la trilogia. Esatto, Natale si avvicina, questo è il periodo dell'anno in cui Panini ormai da 6 anni a questa parte ci sta abituando così malamente a spendere soldi su soldi. Però questo è un cofanetto che va acquistato perché raccoglie appunto la trilogia di Terra X, storia che io personalmente non ho mai letto. Neanch'io, pensa a te. Quindi abbiamo fatto questo video proprio appena è arrivato il cofanetto, quindi questo qua sarà un unboxing. Sì, abbiamo letto un po' la storia a grandi linee, quello che ci presenta un po' la Panini, però il video infatti si chiama unboxing, quindi esatto. Di conseguenza vogliamo mostrarvi cosa c'è dentro. Dopo magari ci troveremo nella descrizione del filmato a chiacchierare sulla storia per chi l'ha letta e chi no, perché già il cofanetto del tempo, gli omnibus del tempo erano introvabilissimi, quindi sono stato contento da questo punto di vista che Panini avesse scelto proprio una storia disegnata da Alex Ross, che io adoro. Però Panini ormai, diciamo che con questo sesto cofanetto, l'hype per i cofanetti è un po' sceso. È un po' sceso perché comunque i primi cofanetti raccoglievano dei maxi eventi Marvel comprendenti tutto, dai tie-in all'evento in sé, più special e quant'altro. Da 2-3 anni a questa parte diciamo che si è un po' calmata la situazione, li fa comunque uscire, sono comunque belli e interessanti da avere, soprattutto Terra X. Questa trilogia composta da Terra X, Universo X e Paradiso X, scritta da Kruger e disegnata da quel maestro che è di Alex Ross. Allora, come potete vedere il cofanetto è bellissimo, cioè i disegni di Ross sono qualcosa di patrimonio dell'UNESCO, secondo me, quindi è veramente un mostro. Ovviamente noi metteremo le foto di tutto quanto, quindi magari adesso ve lo mostriamo un po' più velocemente, tanto il buon Dalm quando monterà questo video metterà tutto. Dentro si presenta così, un po' più scarno rispetto agli altri cofanetti, perché con solo due omnibus uno dice: ma perché devo spendere così tanto? Perché gli omnibus sono aumentati, ragazzi, quella è la realtà dei fatti. Qua c'è un pezzo di polistirolo. Il classico polistirolo, e cosa c'è lì sotto? Un bel nulla, un e bel questo nulla. Va anche a un po' dire, secondo me, la differenza di studio anche del cofanetto rispetto ai primi che aveva fatto. Ti ricordi quello di Infinity War con le gemme? C'è cioè, sì, un'altra roba, cioè un'altra cosa. Però possiamo tranquillamente dire che la storia presente all'interno non è da meno, perché è sempre stata chiacchieratissima, è sempre stata anche richiesta, e qua hanno fatto veramente due, che bibbia. E dentro ci sono due X, ecco, quello okay, due X l'hanno fatto. Una visione oscura del Marvel Universe del domani, contiene Terra X, tutto praticamente, l'epilogo, gli sketchbook, e penso anche quello con tutti gli altri protagonisti, quindi Spidey, Cap, Beast, Iron Man e Omnibus. Madonna, che roba contiene? C'è tutto! C'è qualsiasi roba abbiano mai fatto, anche non disegnata immagino da Alex Ross. Perché gli ultimi disegni non ci sono. Devi vedere qua. Hanno veramente un bel po' di storia, design di personaggi e copertine di Alex Ross, la storia di Harvey di Kim Kruger. E i disegni però, guarda, sono in concomitanza con tanti altri artisti, sì. Quindi non sono i classici disegni di Alex Ross, perché se ci penso effettivamente e ci vorrebbe una vita, sì, per far tutto. Sì, e questo è stata una sorpresa anche per noi, penso, perché no, io pensavo di trovarmi tipo Kingdom Come, Justice. Sì, esatto, Kingdom Come, che oltretutto da quel che abbiamo letto è la storia da cui si sono più o meno ispirati per creare questa trilogia. Comunque, trama a grandissime linee, Terra 9997, futuro distopico dove i supereroi praticamente sono tutti morti e si scoprono cose legate ai celestiali, all'arrivo di questi celestiali. Sono spoilerose come nozioni, quindi ci fermeremo qua. Noi siamo veramente curiosi di leggere, perché anche noi abbiamo cercato di evitare come delle faine tutti gli spoiler e quant'altro legati a questa trilogia.
Magari se dovessimo leggerla, dovesse anche piacerci, un consiglia sì, potrebbe anche scapparci. Anche perché questo è Alpha praticamente, Terra Trilogia ed è Alpha e questo qua è appunto Omega. Ed è la prima volta che si trovano tutti e due anche separatamente, cioè tu puoi acquistare il tutto senza il cofanetto. Come prezzo penso ci siamo, cosa ho appena visto? Lì hanno sbordato un po' con la colla, leggermente. Guarda che roba! Sì, beh, ci facciamo la foto. Però, effettivamente, per tenere questo po' di roba qua... ci hanno dovuto mettere un... è un grande problema. Adesso provo un attimo a aprire lì in mezzo, dove ci sono quelli con la colla. Sì, sì, cioè è fatta... Regge, però... Regge, ma... Se non ci fosse, secondo me, sarebbe molto peggio la questione. Sì, chissà, chissà se è così in tutti, però comunque... è una roba strana, c'è anche i contenuti extra, sì ci sono, però non lo so, non so cosa aspettarmi da questa lettura, Dan, sono sincero, anche perché in questo secondo Paradiso X, ok, David, insomma hanno un macello di roba e tutto sommato sono curioso di leggerla, ragazzi. Questo video probabilmente è il primo video dove né io né te abbiamo idea di cosa ci sia all'interno del volume, perché obiettivamente non l'abbiamo letto. Ed è inutile fare tanto i saccenti, perché noi quando portiamo i fumetti, perché o tutti e due il 90% dei casi, o almeno uno dei due ha letto il fumetto. Quindi ragazzi, qua vi volevamo mostrare assolutamente i volumi. Vi abbiamo mostrato anche l'interno dei volumi, insomma vi abbiamo messo le foto di tutto quanto. E per il resto... Se ne parlerà magari in qualche diretta, in qualche video a parte, perché obiettivamente quando non si sanno le cose a volte è meglio stare zitti. Esatto, quindi noi abbiamo fatto semplicemente un unboxing che speravamo fosse molto più lungo e articolato, però... Anche perché sì, bellissimo il disegno, bellissimo tutto, però vabbè, posso dire la mia? Dica la tua. Che questo di tutti i cofanetti probabilmente è quello che non... Sì. Allora, sì, sono d'accordo con te, spero di essere smentito dalla storia. Ma sì, ma allora, io avevo guardato delle recensioni e la storia era intrigante, comunque molto molto bella, quindi è una storia sicuramente da leggere. Però, obiettivamente, un omnibus anche così gigante, magari farne, che ne so, tre, riuscivi a... Sì, perché i vecchi mi pare fossero divisi in tre, Terra X, Universo sì. X, Paradiso X, esatto. E avevi questi tre... Qua però vabbè, ragazzi, no. Sono scelte, solo il tempo potrà dedurre se sono state scelte positive o negative. Fatto sta che comunque il cofanetto è bello, è in linea con gli altri, è bello a livello estetico, forse un po' meno bello a livello di contenuti, perché ci sono solo due omnibus, niente di speciale. Se tu ti compri il cofanetto, negli altri avevi qualcosa che ti restava e non si trovava. Quindi ogni per cui, ragazzi, fateci sapere la vostra. Noi vi salutiamo, fateci sapere se anche voi l'avete acquistato, se avete acquistato due omnibus a parte, e ci vediamo in un prossimo video. Hashtag leggete i fumetti e hashtag io sono un virtuale. Ciao ciao ciao.